Grazie, ringrazio pure Nicola Passaretti del Circolo Riccio che segue per noi poi sul territorio tutte queste vicende. Devo dire che, ecco, mi ricollego con quello che diceva poc'anzi, se il cemento è di un partito, di un comune è bello, se è di quell'altro partito è brutto, il cemento è brutto, è grigio da qualsiasi colore politico provenga e venga proposto. Questo è fuori ombra di dubbio. Stiamo parlando peraltro di un territorio ampiamente cementificato, conosciamo tutti la realtà dei fatti del territorio, la realtà dei fatti sia in termini trasportistici che in termini di costruito, pure brutto costruito, proprio perché, come abbiamo detto, lì c'è stato caricato quello che altrove non voleva essere fatto, realizzato nei centri urbani più stretti dei comuni intorno, forse in un territorio del genere, meglio con un impianto di digestione della frazione organica dei rifiuti piuttosto che un nuovo housing sociale, perché magari è proprio più utile alla collettività un impianto di gestione dei rifiuti piuttosto che una roba che porti nuovo abitato. Allora, io aggiungo due elementi e poi chiudo, diciamo, alla discussione per poter realizzare l'opposizione più forte possibile a una roba del genere. Ah, elemento numero uno, il termine dei trasporti. Lì passano un paio di treni che vanno uno di qua e uno di là rispetto all'area. Segnalo che tra le 8 linee ferroviarie regionali, ci sono 8 linee ferroviarie, FL1, 8, poi ce ne sono 3 concesse, diciamo così come vengono chiamate. Tra le 8 linee ferroviarie regionali, la più lenta in assoluto, in termini assoluti, è la Roma Velletri, con 29 km orari di media di percorrenza, col Calesse forse ci si impiega un po' di meno a fare la Roma Velletri. 29 km orari perché orograficamente è complicata, perché il treno deve salire, per una serie di condizioni, perché non è mai stato investito. Non è mai fatto un investimento sul tracciato ferroviario di quella tratta. È poco poco più lenta della Roma Pescara, che però deve attraversare l'Appennino, insomma, deve fare un percorso altrettanto complicato orograficamente. E fa proprio sorridere, anzi fa proprio rodere il fatto che invece vengano proposti spostamenti di stazioni, idee strane di navette private che abbiamo sentito, cose che abbiamo puntualmente visto poi non esistere, nel senso che a Roma, in particolare, ecco, sulla Roma Lido, la fantomatica Roma Lido, ci sono addirittura stazioni che stanno lì sulla carta, dove i costruttori dei quartieri hanno pagato già gli oneri di urbanizzazione per costruire le stazioni, dove nel complesso della realizzazione sono stati fatti pure i parcheggi di scambio, ci sono parcheggi da 200 posti auto vuoti. Perché il comune di Roma non è riuscito a fare la stazione in una ferrovia che gestisce lui, la Roma Lido, parlo del Torino Mezzo Cammino, sono anni che quegli oneri di urbanizzazione, quindi milioni di euro, non sono più usciti dal Campidoglio e quella ferrovia non è mai stata concessa a quel territorio che nel frattempo è nato virtuosamente perché doveva essere accompagnato da una stazione. Quindi fa proprio ridere, anzi fa rodere, che ci venga proposto di spostare stazioni, mettere navette. Sappiamo che è tutto finto, è tutta una finzione, l'abbiamo vista dovunque fuori dal raccordo. E più si va fuori dal raccordo, più ci si avvicina al confine con altri comuni, e più l'abbiamo vista in maniera becera, l'abbiamo vista in maniera violenta, che va a pesare su altri territori, chiaramente. Quindi sul tema trasportistico mi pare chiaro che poi sulla viabilità stradale proprio siamo un vero pietoso perché l'area è completamente satura di qualsiasi possibilità e quindi pesare con altri trasporti privati in quel territorio sarebbe un'ulteriore follia, ma come sarebbe una follia pesare anche sul tema del consumo di suolo reale. Allora, passo al secondo tema proprio di consumo di suolo. E sempre connettendomi anche a chi fa cemento, altri comuni, non altri comuni, quella è una delle aree più consumate in termini di suolo del nostro territorio. L'area sud di Roma, che va verso i Castelli Romani, è una delle aree più urbanizzate d'Italia, uno di quelli con meno standard in assoluto per le persone. Standard vuol dire parchi giochi, non vuol dire cose strane, vuol dire aree dove poter passeggiare, poter camminare, vuol dire marciapiedi, cioè vuol dire questo, non
non è che vuol dire chissà che cos'altro. Allora, sul consumo di suolo dei territori ci sarebbe anche, oltre da opporsi a questo, da chiedere ai comuni del territorio di fare azioni concrete. Ora, non bisogna andare per forza, o meglio, magari succedesse con la ruspa o col piccone ad abbattere qualcosa che c'è, però se nelle previsioni di piano di ogni piano regolatore di ogni comune, anche come atto simbolico d'opposizione a questo progetto, si realizzassero delle varianti al piano in negativo, togliendo la possibilità di costruire a chi è dove, in alcuni luoghi individuali, invece la possibilità adesso di costruire, sarebbe un gran segnale per la capitale, per il comune di Roma, che sta facendo tutto fuorché questo, anche perché l'abbiamo detto in tanti, se c'è una ghiacciante linea di continuità nelle politiche romane dal dopoguerra a oggi, è la possibilità di costruire, è l'edificazione, è il consumo di suolo, che adesso cambia il nome di anno in anno, ma prima si chiamavano palazzinari, speculazione, consumo di suolo, ma la ghiacciante linea di continuità sta lì, anche nel fatto che il piano regolatore, sì, è vero, firmato due momenti prima del passaggio dell'allora sindaco a candidato, eccetera, eccetera, ma un piano regolatore serviva, per carità, erano 40 anni che non si faceva un piano regolatore, Roma era cambiata, ma nel frattempo quel piano che era iniziato nella realizzazione nella parte finale degli anni 90, negli anni 90 anzi, per poi concludersi nel 2008 con la firma del Presidente della Repubblica, perché i piani regolatori di Roma li firma il Presidente della Repubblica, per quanto valore hanno in più rispetto a tutti gli altri piani regolatori di oltre 8.000 comuni d'Italia, e quel piano è vecchio, perché quel piano ci parla di cose che si potevano pensare 30 anni fa. Allora, anche lì, andare a chiedere al comune che si stralcino in varianti ai piani l'opera è già costruita, lì si parla di 20 milioni di metri cubi complessivi già di previsione di piano, e quasi tutti fuori dal raccordo anulare, dove l'unica metropolitana, se dobbiamo parlare di un momento di trasporti, che arriva è una metro C, che poi non va da nessuna parte dentro a Roma, perché si ferma a San Giovanni, non sta andando da nessun'altra parte. L'unica fermata di metro fuori dal GRA è quella della parte della metro C nello schiocco di Tor Bella Monaca, la famosa Tor Bella Monaca. Allora, sul consumo di suolo segniamo anche qualche numero. La media di consumo di suolo nazionale, comune per comune, di 7,64 parti di suolo consumati nel proprio comune. Allora, Pomezia 26,2, 7 è la media nazionale, Pomezia 26,2 percentuale di consumo di suolo, Aprilia 14,3, Genzano 20,5, Castel Gandolfo 11,53, Ariccia 25,63, Albano 27,1, Roma, perché per appuntarcelo, 23,23, dati ISPRA settembre 2019, quindi il più recenti possibile. È chiaro che il suolo consumato è eccessivo, è chiaro che l'unica opera buona in termini di costruzioni, in termini di realizzazioni, in termini di dare al territorio nuove cose, è quella della rigenerazione di spazi abbandonati, perché ce ne sono un'infinità, ma fino anche all'abbattimento di spazi abbandonati, perché ce ne sono un'infinità, è vero pure che noi stiamo parlando di un'area ampiamente devastata dal consumo di suolo, come il più grande segnale, dove il più grande segnale deve poter essere da parte delle amministrazioni: Roma rinuncia a questo, noi rinunciamo ad altro, noi rinunciamo alla nostra porzione a qualcosa che andrà a pesare, perché il consumo di suolo non significa ingrigire soltanto il panorama, renderlo più grigio, perché il cemento sempre grigio è, significa pure che quando accendiamo la televisione la prima notizia del telegiornale non è più come una volta Reagan, Bush, la Palestina, è che tempo fa, perché il meteo è una condizione determinante non per sapere se aprire o portare o meno un ombrello o vestirsi in un certo modo, ma per sapere dove si rischia la morte ormai in questi periodi, in questi momenti, e andremo sempre di più in questa devastazione dove si rischia la morte per eccesso, ma chiaramente dove si rischia di non arrivare al lavoro perché le strade si intasano, perché le ferrovie si fermano, perché succede tutto quello che siamo abituatissimi a vedere. Allora, in questa condizione di mutamenti climatici, opere meteorologiche e piogge che ci devastano continuamente, andare continuamente a impermeabilizzare il nostro territorio non è soltanto qualcosa di sciatto
perché a me sembra molto, molto sta nella sciatteria della sindaca di Roma, che immagino proprio non conosca assolutamente di che cosa si va a raccontare, come abbiamo visto quella roba lì, come il virtuosismo del prossimo abitare, dei prossimi quadranti costruiti, vuol dire che proprio non ci si è proprio affacciata da quelle parti, come è successo purtroppo in tantissimi momenti. Allora, andare a realizzare un'opera lì, oltre a essere matti, perché non c'ha nessun senso, anche per quello che è il portato con il quale questa amministrazione sbandiera alcuni, questa amministrazione comunale sbandiera alcuni elementi, consumo di suolo zero, rifiuti, tutto zero, dopodiché se non si fa niente, anzi non si suppone per niente alle opere in Costituzione, semplicemente si sta dando il là a tante cose che succedono. A Bagnacasale Casale io sono andato nel 2012 con un blitz di Legambiente contro il consumo di suolo, e la cosa più per uno che non conosceva quell'area come me, che vengo dall'area di Burtina, diciamo, per un non frequentatore, non passante in quell'area, diceva: ma com'è possibile mettere in un prato, in collina, dove non c'è assolutamente nulla e dove noi attivisti di ambiente arrivavamo con i mezzi pubblici, con una giornata che ci saranno volute 7 ore di mezzi pubblici per andare e tornare dal centro di Roma, com'è possibile mettere qualcosa qui? Una casa, due case, ma lì parliamo di 7.000 abitanti da una parte e 4.000 dall'altra, quindi si aprono delle vertenze, si apriranno delle vertenze territoriali, un territorio sulla possibilità di spostarsi che non potranno avere fine, ove fosse veramente costruita quella roba, non potranno avere fine, perché abbiamo visto cosa è successo, cosa è successo altrove. Termino raccontando che il consumo di suolo in Italia è 100 metri quadri al minuto. Noi abbiamo iniziato il nostro incontro circa 2 ore fa. Dal momento in cui abbiamo iniziato, ogni minuto sono stati consumati 100 metri quadri, cioè uno spazio più o meno grande come la disposizione di queste poltrone. Più o meno dall'inizio del nostro incontro ad oggi sono, non fare voi il conto, in 120 minuti quanto suolo è stato consumato, però quanto anche potrebbe essere utile un appuntamento come questo, un raccordo come questo tra forze politiche, associazioni, istituzioni regionali, anche città metropolitana di Roma, che sta lì e da una parte firma, dall'altra non sa neanche che ha firmato, perché è una follia la dicotomia tra il ruolo del sindaco della città metropolitana e il ruolo di tutti quelli che stanno intorno, che dovrebbero essere i consiglieri e consigliare, e quindi dovrebbero essere chiamati, invece sembra quasi un organo che sta lì a timbrare e minimare ogni cosa che viene passata dal Campidoglio. Grazie mille.